Lei rimase davanti alla seconda bara, poi ricominciò a camminare. Si fermò davanti l'ottava e la nona e tutti aspettavano. Poi si lanciò sulla decima, gridò Antonio e svenne. Ha raccontato poi la figlia, ci racconta la nipote, che lei aveva deciso di scegliere o l'ottava o la nona, perché erano due numeri che le ricordavano Antonio. Poi si vergognò, perché pensò alle altre madri, e quindi scelse la decima, scelse, proprio svenne sulla decima. E quello fu il Milite Ignoto.